Eccoci qui con Lorenzo Nanni, migliore in campo di questa di questo quarto di finale. Migliore in campo nella vita. Questo 4-3 all'ultima azione. Grandissimo gol di Carnevale, tripletta per lui oggi. Però parlaci tu Lollo, dici questa guarda, senta, è una partita che subito si è volta a nostro favore. Zitto! Poi anche Dani ha sbagliato qualcosa, io soprattutto. Anzi, su Pino, che non ho visto, però insomma, poi è diventata una partita combattuta. Pernacchia, è una partita combattuta, soprattutto prima di questa pernacchia, e anche di questa. Vabbè. E poi ci siamo trovati a fare gol all'ultimo secondo. Andiamo al capitano, Fabio. Che ne pensi? Inquadriamo soltanto il viso. Senti, raccogli questo me, questo matc, e lancia un messaggio al tuo fratellone che incontrerà 7 giorni. Lo scassamo a frate! Che ha appena compiuto anche gli anni, diciamo. Sì, Enzo ormai è andato da pochi minuti. Secondo me soffrirà. Carnevale non c'è, ma non è vero. Vabbè, quindi già perso. Soffriranno. Quale potrebbe essere? Qual sarà la chiave tattica secondo te di quella partita? No, come al solito, noi siamo pochi mezzi tecnici, ma però ci crediamo. Un applauso al grande compo di Restatinani. Ora faccio anche Enzo. È la porta sbagliata. Ciao, ciao.